Si è concluso di recente la nuova edizione del Festival della Crescita e voi di Altavia avete avuto un ruolo, insomma, importante all'interno di tutto quanto competeva la sharing economy, l'economia, insomma, della condivisione, in ottica anche di responsabilità sociale d'impresa, ma non solo, per cui tutto quello che è il rapporto cittadini, cittadini impresa, cittadini territorio, cittadini cittadini, anche con il discorso delle come si chiamano, social street. Sì, anzitutto la prima domanda che farei è: come mai Altavia ha deciso di stare dentro questa discussione? E la prima risposta è che ovviamente la crescita è un valore per un'impresa, per un paese, per un sistema economico, se accompagnata da alcuni aggettivi, perché la crescita in sé, abbiamo visto, spesso porta, diciamo, disuguaglianza, porta frammentazione, porta più problemi di quanto invece è capace di portare risorse. E allora il Festival della Crescita per noi significava stare dentro una discussione e dire che siamo a favore della crescita, se è una crescita che è sostenibile, che è equa, quindi che è giusta e che in qualche modo non rompe la relazione che c'è tra le imprese e il territorio, ma se invece costruisce delle sinergie. Tra l'altro, ecco, scusa, qui ti interrompo perché è vero, cioè, ma più che un diktat che proviene dall'alto, mi sembra che siano gli stessi consumatori ormai che si rendono conto di questo e premiano o viceversa boicottano quando le aziende, insomma, così non si comportano. Questo è uno dei nodi fondamentali di chi fortunatamente si occupa di CSR, cioè oggi non è più solo una questione di buona volontà da parte dell'impresa, quella di fare uno scarto rispetto al, diciamo, al rispetto delle leggi, ma fare qualcosa in più, ma nasce anche dal fatto che sempre più i consumatori sono attenti a quello che consumano, sono attenti a giudicare il comportamento etico di chi produce ciò che consumano e in qualche modo anche di giudicarne i racconti. Esce sempre più spesso il fatto che se un'azienda si comporta in modo non equo e questa cosa riesce a diventare virale, l'azienda è punita. Se un'azienda, peggio ancora, racconta di comportarsi in modo etico e poi non lo fa, questa cosa diventa una punizione ancora più grave sul mercato. Insomma, oggi anche a livello di comunicazione, no? Mentre c'è stato il momento in cui la CSR era fare, insomma, le chiamavano greenwashing o piuttosto che operazioni di facciata, oggi, insomma, comunichi perché sei e la comunicazione e la CSR diventano veramente un tutt'uno. Esatto, diventa la stessa cosa e su questo ci hanno aiutato molto i social network, perché, diciamo così, nella comunicazione di oggi barare è sempre più difficile, è sempre più difficile raccontare qualcosa che poi non si è, perché magari quella patina regge un periodo, ma c'è sempre qualcuno che prima o poi ti trova a cadere in fallo e se ti trova a cadere in fallo lo racconta e i social network permettono al racconto di chiunque di diventare virale e o a quel punto l'impresa ha uno strumento ineccepibile per dire no, non è vero, oppure si creano dei casi che sono quelli per cui l'impresa è completamente penalizzata. Ecco, ma come si accompagna oggi un'impresa all'interno di questa nuova visione, di questa nuova era, nel senso che, cioè, ci sono imprese magari che non lo sono, lo devono diventare, cioè, quindi si agisce proprio a livello strategico anche nel DNA stesso? Sì, anzitutto, esatto, bisogna raccontare con sempre più forza che non è un'operazione cosmetica quella di CSR. Tu hai detto greenwashing con un termine tecnico, però alla fine vuol dire esattamente questo. Non è abbellire qualcosa che bisogna nascondere, una patina. In realtà vuol dire proprio avere la consapevolezza che l'impresa deve darsi l'obiettivo di essere sostenibile in un periodo che non è quello brevissimo e che quindi per non essere, come dire, sostenibile in un breve periodo, la fiducia nei confronti degli stakeholder del tuo territorio, la credibilità nei confronti dei consumatori, dei clienti, dei partner e l'etica nel comportamento è una questione strategica imprescindibile. E questo in realtà, come dicevamo prima, no? Lo dicono le aziende, ma lo dicono anche sempre di più i consumatori e quindi in questo senso ci muoviamo in una direzione abbastanza, diciamo, progressiva. Tra l'altro, insomma, i casi sono sotto gli occhi e la lettura di tutti, non facciamo nomi ovviamente, però si vede proprio come addirittura anche quando non si vuole comunicare la comunicazione esce da sola e poi ha un eco incredibile perché dai social va alla TV eccetera eccetera, quindi diventa veramente arma controproducente, cioè può anche rovinare un'azienda. Ah, esatto, questo è l'altro elemento di cui poi ci occupiamo noi, che è la comunicazione, per cui il messaggio è che non esiste una comunicazione che fa una narrazione perché deve costruire qualcosa, ma la comunicazione ha il ruolo oggi di essere anzitutto trasparente, un racconto trasparente che sfida a migliorare il contenuto perché poi la comunicazione possa essere ancora migliore. Cioè la comunicazione disruptive, quella che alla fine i consumatori apprezzano, è la comunicazione trasparente e sincera, quella in cui non c'è una patina, diciamo, di opacità, e questo ovviamente bisogna farlo in modo sempre più creativo, sempre più, però sempre con la consapevolezza che oggi se c'è una cosa che i consumatori non premieranno più
è l'appariscenza senza contenuto dietro. Tra l'altro non solo comunicazione verso i consumatori, scusa, ma anche comunicazione interna, perché bisogna poi che certi valori, certi ideali, la purpose cosiddetta sia condivisa. Esatto, questo poi è il tema fortunatamente della comunicazione oggi, per cui quando racconti una cosa a più di una persona di fatto stai facendo comunicazione. Basta pensare a cosa può succedere a un post su Facebook fatto da un normale utente che può arrivare a centinaia di condivisioni, che vuol dire milioni di visualizzazioni. Questo vuol dire nei messaggi WhatsApp che si mandano che sei già di fatto in una rete di persone, che quindi quello non è già più un atto privato ma è un atto pubblico. E la coerenza della comunicazione è un principio inossidabile, cioè non si può raccontare all'interno una cosa e all'esterno un'altra cosa, anche perché in un tema come la CSR è importante che tutti i collaboratori, tutti i dipendenti, esattamente come tutte le persone fuori, abbiano chiaro qual è, perché c'è un'integrazione tra la mission profit e la mission invece di integrità valoriale. In Italia come siamo messi? Insomma, in un paese dove la piccola media impresa l'ha sempre fatto da regina, anche proprio come numericamente, no? Al di là delle multinazionali, e insomma piccola media impresa che in genere è in mano all'imprenditore, quindi viene da dire l'azienda è quello che pensa l'imprenditore, cioè come si accompagna il cambiamento? Ma l'Italia ha una, diciamo così, ha una tradizione nobilissima che parte da Olivetti, quindi in questo senso ci sentiamo abbastanza, diciamo così, su basi solide, no? In Italia si è molto discusso di questa cosa e quindi anche dal punto di vista teorico siamo avanti. Ovviamente poi non è sempre tutto così, oro quel che luccica, perché spesso una delle tentazioni nella quale si cade è quella di inventarsi dei nomi molto belli che poi nascondono in realtà dei veli di opacità. Al Festival della Crescita abbiamo esattamente discusso del concetto di sharing, che è un concetto bellissimo, quello della condivisione, però oggi con il nome sharing economy si rischiano di nascondere dietro dei percorsi di condivisione che in realtà non hanno niente. E allora i cittadini, secondo me, in qualche modo chiedono questo, cioè chiedono alle imprese del futuro di sapere davvero che cos'è mettere a disposizione il proprio territorio per il contenuto, per, diciamo così, per la comunità. Che non è altro appunto che riprendere la sfida originaria di Olivetti. Noi su questa sfida, per esempio in Altavia, siamo molto, diciamo, orientati al costruire a partire da questi spazi un senso di comunità, e che non è appunto altro che l'idea di comunità che Olivetti negli anni 50 costruiva, e quindi l'idea che questo cortile diventi sempre più uno spazio pubblico attraversato con il progetto District, che attraverso la partecipazione a un bando di fondazione Cariplo che si chiama Milano sei l'altro, qui diventiamo sempre più uno spazio pubblico, sempre più uno spazio di co-working, uno spazio in cui la tua funzione sociale di azienda non si può mai scindere dalla consapevolezza che tu vivi in un territorio dove abitano delle persone, dove lavorano altre imprese, e questo per noi non è semplicemente un bel progetto, ma è un elemento strategico perché costruisce quella la fiducia che oggi è l'elemento fondamentale su cui clienti, partner e fornitori in qualche modo decidono se tu hai un futuro oppure no. Insomma, qui rubo una frase dettami da un creativo ma che condivido: senza fiducia non c'è neanche immaginazione. La frase è molto bella, esattamente. per le imprese è chiaro che oggi l'impresa che massimizza i profitti nel brevissimo periodo e lo fa, diciamo, come fosse un velociraptor nel film Jurassic Park, non solo ha vita brevissima ma produce più danni per se stessa e per il territorio di quanto invece benefici produca. E fortunatamente io credo che c'è sempre un po' più cognizione di questa cosa qua, diciamo che il contesto, ragionandolo, giusto per concludere anche, cioè, con un pensiero insomma in divenire strategico di lungo, è il cosiddetto anche capacità di fare sistema, quindi di collaborazione anche con le istituzioni, no? Cioè un paese progredisce se si inizia ognuno a ragionare così nel proprio piccolo, e si crea un sistema poi che a macchia di leopardo, no? Sortisce i suoi effetti. Esattamente, io su questo lo diciamo sempre, sono necessari almeno due tipi di alleanze nella quale noi crediamo molto: l'alleanza profit no profit, che è capace di trovare una sintesi tra i due mondi, una sfida reciproca per il miglioramento, e una relazione continua tra pubblico e privato, esattamente proprio perché questo cambiamento progressivo non sia un enclave che va avanti mentre il resto del paese rimane indietro, ma che sia un progresso che riguarda tutti. Su questa cosa l'ultima cosa che dico è che ovviamente c'è un ruolo fondamentale nella comunicazione, cioè noi in questo non siamo solamente un'impresa che ha un'ipotesi, dei valori, una CSR al proprio interno, ma siamo anche un'agenzia di comunicazione, e su questo il messaggio è che per noi la comunicazione in questo elemento di trasformazione è fondamentale, quindi tutto ciò che è comunicazione sociale di questo cambiamento deve essere fatta bene, deve essere capace di ingaggiare i cittadini, di coinvolgerli e di raccontare che la responsabilità è delle imprese, è del no profit, è delle istituzioni e anche dei singoli cittadini.